Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di una cosa bellissima, ragazzi, la dominance di Bitcoin, perché da un po' di tempo, circa un mesetto, le altcoin hanno rialzato la cresta, ragazzi, hanno rialzato la cresta e stanno iniziando a performare leggermente meglio di Bitcoin. E un rimbalzo è momentaneo oppure sta cambiando l'aria che tirava prima, cioè le altcoin sono in procinto di fare una nuova alt season oppure no? Oggi parliamo di questo e lo facciamo in un modo molto semplice. Quando si va ad analizzare un mercato complessivo fatto di altcoin, che sono tantissime, ragazzi, quindi non la singola altcoin, abbiamo visto ad esempio Ripple performare molto meglio, ma ce ne sono anche altre che stanno performando molto bene, come Link per esempio. Ma quando si tratta di guardare il mercato nel complesso, come facciamo noi in questi video sul canale di YouTube, andiamo a fare una cosa: andiamo a guardare un indice. E qual è l'indice che ci dà un'indicazione appunto importante, precisa, puntuale, immediata, oggettiva delle altcoin verso Bitcoin? È la dominance, ragazzi. Quindi oggi facciamo esattamente questo. Andiamo a guardare la dominance. Ma prima di passare all'analisi della dominance del grafico, vi farò vedere quello che sta succedendo e che cosa dobbiamo guardare. Ci sono dei livelli molto rilevanti, alcuni li sto tenendo d'occhio anche io per switchare una parte del mio portafoglio, quindi state attenti a questo video, ragazzi, che è molto molto importante. Ma prima di andare avanti, cosa facciamo, ragazzi? Intanto vi chiedo due cose: iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi nei commenti le vostre idee, le vostre perplessità, ma anche le vostre strategie, cosa state facendo sul mercato altcoin verso Bitcoin, dove siete posizionati e perché no, ragazzi, anche qualche chicca di qualche altcoin che magari mi sfugge. Ragazzi, sono così tante, non posso guardare l'intero mercato ogni giorno, perderei 20 ore a fare solo questo. Quindi, se qualcosa che bolle in pentola c'è, ragazzi, buttatemela giù nei commenti. Prima di passare al grafico, vi ricordo che oggi è venerdì 18. Domani, ragazzi, andiamo a fare una bella cosa. E cosa, ragazzi? Cosa andiamo a fare? Facciamo il Crypto Trading Day, ragazzi, a Bologna. Siamo quasi un centinaio di iscritti confermati. Abbiamo allargato la sala, abbiamo tolto i banchi, ragazzi. Prima c'erano i banchi, adesso abbiamo dovuto mettere quelli braccetti. Come si chiamano, ragazzi? I braccetti, quelli si mettono sulle sedie per prendere appunti. Non c'è stato modo di fare diversamente. Io ho preparato un centinaio di slide. Oh mio Dio, i miei capelli sono così per questo motivo. Faremo questa grandissimo evento. Per me, ragazzi, è un grande piacere incontrarvi tutti. 19 ottobre, quindi domani. Iniziamo dal pomeriggio con le iscrizioni. Inizieremo alle 15, ma è aperta la sala già alle 14:30. Manca pochissimo, ragazzi. Beh, dove allo Zanotel Europa, in via Cesare Boldrini, Bologna, ragazzi. Ecco, qui avete tutte le informazioni relativamente al programma. Trovate ancora i link in descrizione per gli ultimi arrivati, c'è ancora tempo, prenotatevi, non c'è problema. Saremo io e Filippo, si sta insieme un bel po' di tempo e si fa formazione gratuita, ragazzi. Venite lì se siete intenzionati ad abbracciare la formazione come vostro stile di vita. Fondamentale questo, ok? Allora passiamo al nostro grafico. Wow! Questa è la dominance di Bitcoin calcolata da TradingView, quindi ci possono essere delle incongruenze. Intanto, ragazzi, è sempre scioccante quello che è successo nel 2017 quando le altcoin hanno accelerato e hanno fatto l'alt season. Momentaneo potrebbe essere, non lo rivedremo, non lo sappiamo. Oppure, esattamente, perché no, ragazzi? Se questo è il trend principale, questa qui, perché non può essere considerata come una gamba di rimbalzo del mercato? Potrebbe tranquillamente essere, io dico assolutamente sì, potrebbe essere. Ma andiamo a vedere un po' quello che è l'attuale situazione dai minimi di gennaio 2018, quindi quando è iniziata in sostanza la fase del mercato orso. Il mercato orso ha colpito molto di più le altcoin rispetto a Bitcoin, lo vedete anche da qui, perché il trend rialzista ci indica che in sostanza il mercato delle altcoin soffre da più di un anno, ragazzi, sono quasi due, perché
A gennaio 2020 saranno 2 anni che saranno passati, insomma, e non sono per niente pochi, ragazzi. Allora facciamo una bella cosa, ci buttiamo giù la nostra analisi di trend, e facciamo il nostro canale. Ovviamente qui l'analisi logaritmica dobbiamo toglierla, ragazzi, altrimenti non ne usciamo con la trend line. Ok, eccoci qui. E poi andiamo a vedere una cosa. Quello che sta succedendo in questa fase è assolutamente, ragazzi, momentaneo, perché vedete il trend di Bitcoin contro le altcoin resta rialzista. Ok, dove siamo adesso? In questo momento siamo esattamente qui. Questo è un grafico settimanale, ragazzi, quindi quello che vedete qui sono anni rappresentati, cioè non sono poche giornate, ok? Non sono poche giornate, sono settimane, quindi guardate qui quello che sta succedendo, questo è più di un mese. Ok, ragazzi, allora da questo punto in poi il mercato ha iniziato questo trend ribassista nei confronti delle altcoin, quindi Bitcoin verso altcoin perde, ragazzi, forza dall'inizio di settembre, quasi 2 mesi, ok? Sta perdendo forza, però vi vorrei far vedere che anche qui l'aveva fatto, quindi non è una novità, perché anche in questa fase, per esempio, che è durata tanto, perché è durata da settembre dello scorso anno fino ad aprile del 2019, il mercato delle altcoin contro Bitcoin ha performato meglio. Vedete, ragazzi, nel complesso, perché qui stiamo parlando di un indicatore, quindi nel complesso, la stessa cosa la sta facendo in questo momento qui. Ora, questa gamba ribassista però è una gamba di continuazione del trend, come è stata questa di parecchi mesi, ragazzi, oppure no? È quello che dobbiamo chiederci prima di fare i nostri spostamenti. Per esempio, per chi vuole, ad esempio, aggiustarsi il proprio portafoglio switchando da Bitcoin alle altcoin, questo grafico è fondamentale. Dovete guardare questo grafico. Quindi, se siete in questo momento switchati sulle altcoin, dovete continuare a starci. Ovviamente, ragazzi, poi qui parliamo di un grafico complessivo, dovreste andare a guardare chiaramente quello singolo della vostra altcoin. In questo caso, ad esempio, potremmo vedere Binance confronto di Bitcoin, Ethereum nei confronti di Bitcoin, ma non ci perdiamo, diciamo, su queste informazioni. Andiamo a vedere invece quali sono i segnali che potrebbero indicare una inversione di medio periodo del mercato delle altcoin verso Bitcoin. Quindi, fin tanto che siamo all'interno di questo canale, ragazzi, inutile ragionare se questa fase di ribasso possa continuare o meno. Però in realtà la fase di ribasso di Bitcoin verso le altcoin c'è, non è che non c'è, non possiamo prenderla in considerazione. Guardate qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 settimane rosse. Andiamo a vedere però quali sono i livelli da monitorare. Beh, uno ve l'ho già messo, ragazzi, ed è questo qui. Questo è il mio alert principale. Vedete, ci ho proprio messo un alert su questo livello, cioè la rottura del precedente minimo, che era questo. È anche un minimo di poca rilevanza, perché il vero minimo minimo, insomma, ragazzi, sta qui giù. Quindi importante, insomma, ecco, rendersi conto che i livelli di dominance sono al di sotto del 60, insomma, ecco, ok, ragazzi. Quindi fino a quando siamo al di sopra di questi livelli c'è poco. Faccio un colore diverso, vediamo così riuscite magari a vederlo meglio, con un'intensità magari maggiore, ok. E quindi, diciamo, in questa fase potremmo utilizzare veramente le altcoin soltanto nel breve periodo. Quindi, nel breve, ragazzi, il trend di Bitcoin verso le altcoin è diventato negativo e può essere sfruttato con delle operazioni di breve. Quindi, nel breve potete sicuramente continuare a sfruttare questa cosa. Quindi andate magari a posizionarvi sulle altcoin, per potervi poi posizionare nuovamente su Bitcoin quando si invertirà questa fase. E quando si invertirà questa fase? Allora, primi segnali, andiamo ad ingrandire il grafico. Wow! Allora, primi segnali sono questi, ragazzi. Intanto questo livello di questa candela qui, ok? Questo livello di questa candela, ragazzi, settimanale è molto importante. Quindi il 69-70% di dominance. Allora, nel momento in cui il mercato si dovesse spingere qui, questo punto potrebbe essere utilizzato
un rientro su Bitcoin dalle vostre altcoin, ok? Fin tanto che non siamo qui dentro, non c'è, diciamo, motivo in questo caso di sganciarsi dalle altcoin, perché potrebbero continuare a performare bene. Se arrivassero addirittura qui, quindi se scendiamo sotto il 66-65% di dominance, quello che è importante fare è comprendere che a questo punto, diciamo, il mercato potrebbe stazionare, quindi potremmo allungare questo periodo. Magari, ecco, ci potrebbe essere una struttura come qui, ragazzi, che poi ha avuto un rimbalzo, ma potrebbe continuare il ribasso di Bitcoin nei confronti delle altcoin. E quindi, perché no, switchare il portafoglio? Si ritorna nel concetto della diversificazione, che l'abbiamo abbandonata da più di un anno, ragazzi, ma non perché non è necessaria, non perché la diversificazione del portafoglio è inutile, ma perché non ce n'era necessità in questo caso. Guardate qui, quindi dove diversifichiamo? Stiamo su Bitcoin, basta. Chiaramente qui in questa fase si incomincia a ragionare. Guardate bene, ragazzi, che non è un ribasso come questo, perché questo è vero che è stato consistente, però era momentaneo, è durato poco. Questo è lento e continuativo, quindi significa che è un ribasso che ha più modo di poter continuare ad esistere. Questo è il discorso generale. Vi ho però indicato due livelli fondamentali: sopra il 70%, che è qui, ve lo ricordo, la dominance ritorna positiva per Bitcoin, quindi si potrebbe, diciamo, tentare di fare l'all-in su Bitcoin nuovamente. Attenzione, perché livelli di arrivo, per esempio, anche in questa fase per le altcoin sono fattibilissimi, ragazzi, oppure anche livelli di pullback. Potremmo anche tentare qui e poi ritornare a scendere, perché no, che poi alla fine è più naturale, diciamo, questo presupposto. Ricordatevi anche un'altra cosa, ragazzi, e questa è fondamentale: il trend della dominance di Bitcoin è cappato. Cappato, ragazzi, che okay, detto questo termine, poi chiudi un video che sta venendo troppo forte, troppo lungo, ragazzi. È cappato qui, ragazzi, oltre 100 non ci può andare, perché non ci può andare oltre 100, ok? 100 è l'intero mercato. Quindi intanto una dominanza di Bitcoin molto alta e negativa, e questo magari ne parliamo in un altro video precedente, insomma posteriore a questo, scusate. Però ricordatevi che è cappato, quindi non è che può salire all'infinito, ok? Questa fase ribassista può essere però tradata in questo modo. Se siete sulle altcoin, restateci in questo momento. Vi ho dato i segnali che vi possono fare intuire che qualcosa stia andando storto. Il fatto che Bitcoin stia scendendo verso le altcoin, positivo o negativo? Positivo, secondo me, ma scrivetemi nei commenti quello che voi pensate, come la vedete questa cosa, se è positiva o negativa. E poi vi ho detto anche un punto molto importante sotto i 65, perché quel punto potrebbe essere anche molto indicativo di un'inversione anche di medio periodo, e quindi di un alt season che si sta ricreando, sta ricostruendo la propria forza. Questo è quello che volevo dirvi oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io scappo a prendere l'aereo, perché devo andare al Crypto Trading Day a Bologna. Ci vediamo lì, per chi viene e per chi non viene, peccato, sarà per la prossima volta. Ciao a tutti.